Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 406, è l'ideale prosecuzione della puntata precedente che potete già trovare sul nostro canale YouTube dove le trovate tutte da febbraio 2016, quindi dalla puntata numero 1, canale che ovviamente si chiama Tutto Bene TV. È rimasta quindi con noi in studio per proseguire proprio il discorso interessantissimo che riguarda il mondo dei funghi e la ringraziamo per essere ancora con noi, la dottoressa Elena Olivieri, farmacista, ideatrice di orientamento alimentare, docente di Calanta Formazione. Bentrovata, bentornata dottoressa. Grazie, ci tenevo a proseguire questo discorso sulla micoterapia e sui funghi. Accompagnato per nostra maggiore comprensione, anche per la mia ovviamente, da diverse immagini. Partiamo allora subito da una di queste, sapendo però appunto che poi potete andare a rivedere già su YouTube la puntata precedente. Questa immagine ci dice già tanto di quello che è il valore, uno dei tanti valori in realtà del mondo dei funghi. Sì, diciamo che questo è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto nella puntata precedente, dove abbiamo spiegato che il mondo dei funghi è un regno a parte ed è quello che permette la vita sulla Terra. Diciamo che senza i funghi non ci potrebbe essere vita, perché comunque i miceli e quindi la parte sotterranea del fungo invade tutta la Terra, dando compattezza anche alla stessa, perché non possiamo dimenticare che se non ci fossero queste ife che si diffondono, anche la stessa pioggia semplicemente porterebbe via la Terra. Certo. Il fungo, attraverso la digestione delle sostanze di scarto, produce terreno e in più crea comunicazione tra i vari abitanti della Terra. Quindi queste cose ci fanno pensare quant'è importante il fungo. Non esiste essere vivente, non esiste vegetale che non abbia sulla sua superficie o al suo interno la presenza di un fungo. L'uomo stesso ha una popolazione fungina che vive sulla sua pelle e vive anche al suo interno, nell'intestino per esempio. E questi funghi sono in collaborazione con i batteri e hanno un lavoro comune e devono avere una proporzione tra gli stessi, quindi funghi e batteri devono convivere nelle giuste proporzioni. Quando uno prende il sopravvento sull'altro si creano delle patologie, si creano dei disagi, dei disturbi che possono venire corretti. Lo scopo della micoterapia è quello di riportare il sistema in fisiologia, in modo da poter fare da solo, da poter trovare da solo il suo equilibrio. E la potenza dei funghi è la loro composizione, perché come abbiamo detto nella puntata precedente, abbiamo beta-glucani, abbiamo polisaccaridi, abbiamo minerali, abbiamo aminoacidi essenziali, abbiamo delle sostanze rare come il germanio, abbiamo l'adenosina e vedremo come queste sostanze sono possono essere terapeutiche, possono riportare il sistema in fisiologia o possono anche un po' potenziarne delle capacità quando questo è necessario, perché comunque non dobbiamo dimenticare che la nostra vita è talmente intensa che a volte un po' di doping sano ci vuole e quindi se questo doping noi lo possiamo trovare nella natura è ancora meglio. Il doping è non vietato, ma che appunto vietato. Insomma ci in un qualche modo ci corrobora nelle sfide quotidiane. Chiamiamolo potenziamento, così non, non incorriamo. Ma ci mancherebbe, penso che siamo stati sufficientemente chiari per tutti i nostri amici che ci seguono. Iniziamo a vederli allora, a studiarli, sì, a capirli e a capire anche quali sono le loro principali caratteristiche, le loro principali funzionalità. Partiamo appunto allora con il primo, eccolo qui, è l'Erythrum. Questo è un fungo interessantissimo, non è uno dei più conosciuti perché sappiamo che il reishi è il fungo di cui si parla, eccetera, ma l'Erythrum, chiamato anche criniera di leone o testa di scimmia, è un fungo che cresce sui tronchi degli alberi, può arrivare a un peso di 2 kg e la sua peculiarità, oltre a contenere le sostanze che abbiamo già detto, è quella di contenere degli ericenoni e delle erinacine che servono per stimolare la produzione e la conservazione della mielina. La mielina è il rivestimento del tessuto nervoso, okay. È molto importante, è una sostanza che degenera o che si riduce
e nelle malattie degenerative cerebrali. Quindi questo è un fungo che ha, sono stati fatti degli studi, non è che lo dice la medicina naturale, sono stati fatti tanti studi ed è molto promettente per la prevenzione di quelle che sono le malattie degenerative cerebrali, dall'Alzheimer e dalla demenza senile. E anche sono stati fatti degli studi che devono essere portati a termine e danno tante speranze sulla SLA, sulla sclerosi multipla. In più il suo contenuto di polisaccaridi gli dà una attività su tutte quelle che sono le mucose e infatti è molto utilizzato nelle malattie dello stomaco, nelle malattie intestinali. Tutte le volte nelle quali noi dobbiamo riparare un tessuto mucoso, noi possiamo utilizzare Ericium. Quindi due focus, stomaco, intestino e sistema nervoso. Tutte le persone che hanno bisogno di potenziare la loro attività cerebrale, tutte le persone che, penso agli studenti, penso a chi ha bisogno di avere una memoria più potente, perché magari fa un lavoro nel quale questo è richiesto, e tutte le persone che invece hanno patologie a carico dello stomaco, questo Ericium ha una funzione riparativa. Ha una funzione riparativa delle mucose anche in seguito a danni da radioterapia. Quindi e il fungo, essendo un alimento, può essere utilizzato, non ha effetti collaterali, non ha un effetto negativo oppure non rende inattivi i prodotti chemioterapici o la radioterapia che si fa in caso di neoplasie. Quindi può essere utilizzato con una certa tranquillità. Ovviamente chiedendo consiglio anche al medico, però ci sono tanti medici che si occupano di neoplasie che utilizzano l'Ericium, perché comunque le nostre mucose sono dei tessuti molto sensibili. Perché sono sensibili? Perché hanno una funzione assimilativa, cioè quindi devono avere un giusto equilibrio tra permeabilità e resistenza. Ma quando si è sottoposti a certe cure, questo equilibrio non c'è più. Chiaro. E quindi utilizzare l'Ericium ci dà molta, molta tranquillità. Se poi utilizziamo un fungo, fungo intero, quindi che comprende il corpo fruttifero e il micelio, in compresse senza eccipienti, non abbiamo bisogno, come si fa con certi altri prodotti, di utilizzare la vitamina C in associazione, che in certe patologie non è consigliata, o comunque non è consigliata se c'è un problema di gastrite e quindi le due cose non sarebbero compatibili. Quindi io consiglio sempre di utilizzare il fungo intero in compresse perché ha un'attività migliore dal punto di vista dell'assimilazione e dell'effetto terapeutico. Vediamo il secondo, ringraziando sempre la regia per l'assistenza. Eccolo qui, si tratta del coprinus. Questo è un fungo molto molto interessante perché è stato studiato più di recente e viene chiamato shaggy man, ovvero capigliatura arruffata, oppure questo negli Stati Uniti, invece in Inghilterra lo chiamano link cap, perché da questo fungo viene estratta un inchiostro più resistente della china. La sua peculiarità è quella di contenere il vanadio e dei beta-glucani come polisaccaridi e gli aminoacidi essenziali, e il suo focus è proprio sul metabolismo degli zuccheri. Adesso abbiamo un sacco di persone che hanno problemi di glicemia non patologica, perché la nostra alimentazione è molto ricca di zuccheri. In più sono stati fatti degli studi che ci raccontano che la nostra alimentazione è molto povera di beta-glucani, che sono quelli che regolano l'effetto dello zucchero nel sangue. Sono quelli che mimano un po' assieme al vanadio l'attività dell'insulina. Okay. Quindi quando abbiamo un'alimentazione povera di beta-glucani, perché purtroppo l'industria che deve creare degli alimenti con una conservazione più lunga possibile, certo, e tolgono tutte queste sostanze che hanno una deperibilità maggiore, no? E quindi noi ci troviamo con un'alimentazione povera. L'utilizzo dei funghi ci aiuta anche a arricchire questa alimentazione di sostanze benefiche come i beta-glucani e i polisaccaridi. Ai polisaccaridi appartengono i beta-glucani, che servono per regolare l'attività dello zucchero. Quindi tutte le volte che noi abbiamo una glicemia borderline, quando ancora non prendiamo il farmaco o comunque col consiglio del medico
anche in associazione al farmaco, perché l'obiettivo deve essere anche quello di non dover incrementare sempre la dose del farmaco. Quindi, utilizzando un fungo che mima l'azione dell'insulina grazie alla presenza del vanadio, o comunque che lavora sul metabolismo degli zuccheri grazie alla presenza di questi polisaccaridi, noi possiamo mantenere anche una fisiologia maggiore e un utilizzo migliore degli zuccheri. Certo che il consiglio è sempre quello di avere un'alimentazione povera di zuccheri, perché poi certo, non possiamo sempre ricorrere a un potenziamento, però in questo caso il Coprinus ci dà un buonissimo risultato. Sapendo che, e lo abbiamo detto diverse volte in questo studio, lo zucchero, ma l'ha ripetuto anche la dottoressa, è usato anche come conservante ed è praticamente ovunque, anche dove non immaginereste mai. A volte, leggendo le etichette sui prodotti, si scoprono cose molto interessanti. Fatelo sempre, quindi stare attenti allo zucchero vuol dire scegliere da subito i prodotti giusti dove fate la spesa, supermercati in primis, come ormai in pratica tutti noi. Fungo numero 3, auricularia, eccolo qui, chiaramente il nome insomma è ispirato all'immagine, nell'immagine si vede bene, alla sua forma, sì, ben, è una ben disegnata. Ha una forma ad orecchio, è piccolo, non credete che sia un fungo gigante, perché questo qui ha delle dimensioni che vanno dai 3 ai 10 cm, quindi non è un fungo enorme, non è molto semplice da trovare. E la sua caratteristica è quella di contenere delle fibre e quindi hanno un'azione e regolatrice sul colesterolo, contiene beta-glucani del tipo che lavora sul sistema immunitario, contiene polisaccaridi che abbiamo già visto prima, sì, che lavora sul metabolismo degli zuccheri, ma contiene soprattutto una grande quantità di adenosina. L'adenosina è presente un po' in tutti i funghi, però nell'auricolaria ce n'è una quantità molto elevata, e l'adenosina ha due peculiarità: di lavorare sul GABA, che è quel mediatore della serenità, diciamo, ma soprattutto lavora sul nervo vago. L'adenosina permette al nervo vago di lavorare in maniera corretta. Che cos'è il nervo vago? È il nervo che regola tutti i processi che avvengono durante la fase di recupero, durante il relax, come per esempio la digestione. Il nervo vago regola anche il lavoro dei vasi sanguigni, regola l'attività del cuore, avendo una funzione rilassante su tutto. Per cui questo fungo ha come focus il cuore, lo stress e l'ansia. Quindi possiamo dire che è il fungo del manager. Tutte quelle persone che da me arrivano in farmacia, che sono stressate, hanno la pressione leggermente alta, hanno la glicemia leggermente mossa, e fanno fatica a dormire e hanno questa agitazione che li accompagna durante tutta la giornata, e magari mangiano anche mentre lavorano, per cui non riescono ad attivare il nervo vago, che è quello che regola tutti i processi digestivi. Hanno un beneficio prendendo il fungo auricolaria. Anche qui il consiglio quindi è quello di prendere il fungo intero. I funghi vanno utilizzati prevalentemente 15 minuti prima del pasto, perché okay, l'assorbimento è maggiore se c'è un piccolo gap tra l'assunzione e poi l'inizio del pasto. Quindi vediamo che questo fungo auricolaria ha la funzione di portarci in relax, ci porta un po' in quella fase di tiro un sospiro di sollievo e posso permettermi di digerire più correttamente, perché noi sappiamo che soprattutto chi ha un'attività molto intensa e frenetica spesso ha problemi digestivi, perché non riesce a prendersi quel tempo necessario per digerire in relax, in tranquillità. E poi anche gli altri problemi che abbiamo nominato, come l'ipertensione, sono molto legati allo stress. Quindi se noi riusciamo ad utilizzare, prima che intervenga il medico e prescriva la compressa della pressione, con questo prodotto possiamo allontanare l'utilizzo di un farmaco che comunque il farmaco sì abbassa la pressione, ma fa una forzatura. Certo. Noi dobbiamo cercare di far funzionare il sistema in fisiologia, e quindi l'aiuto dei funghi è molto molto importante. Quello successivo, lo andiamo a vedere, anche un'immagine piuttosto particolare, eccolo qua, ed è proprio il cordyceps che sta diventando, sì, piuttosto famoso anche non solo tra gli sportivi.
Sì, il cordyceps è un fungo molto molto utilizzato, è caratteristico, anche la descrizione di come si sviluppa è un po' splatter, ma la diciamo lo stesso, certo. E si sviluppa all'interno di una larva e quando è maturo esce dalla testa della larva che ormai poveretta ha finito di vivere perché ha dato tutto il suo nutrimento a questo fungo. È un fungo molto difficile da coltivare perché lui crescerebbe spontaneamente dai 3.000 ai 5.000 metri di altitudine. È un fungo molto utilizzato da tutte le popolazioni che vivono in altura perché migliora l'ossigenazione e quindi ovviamente tutte quelle popolazioni che vivono alle pendici dell'Himalaya, in Tibet, ne hanno un utilizzo molto intenso e ultimamente si è riusciti anche a coltivarlo e con buoni risultati e con una buona percentuale di attivi al suo interno, quindi viene molto utilizzato nella medicina tradizionale cinese, in Giappone e ora anche da noi. È stato conosciuto principalmente come fungo per migliorare la performance e come fungo dell'endurance, perché è lo sportivo che ha bisogno di avere un'attività prolungata, soprattutto chi fa sport di endurance come la bici o come le maratone, ha un grande beneficio dall'utilizzo di questo fungo del cordyceps. Però è anche vero che questo è considerato anche il fungo della vitalità e della longevità. Sono stati fatti degli studi sull'anziano che hanno visto migliorare tutti quei parametri che generalmente invece peggiorano con l'avanzare dell'età, okay. Come la presenza mentale, come la capacità di calcolo, come la vitalità, come la capacità poi di camminare, di fare delle passeggiate. Migliora anche la produzione degli spermatozoi, quindi in un tempo come quello odierno, nel quale anche la capacità riproduttiva si è ridotta, l'utilizzo del cordyceps aiuta moltissimo. Ma non solo si può utilizzare nell'uomo, ma anche nella donna, in tutti quelli che sono gli effetti collaterali della menopausa e okay. dell'andropausa. Ci aiuta un po' a rallentare quello che è l'invecchiamento. Quindi cordyceps dopo i 50 un po' per tutti va benissimo. Ma in realtà immagino che qualcuno in questo momento possa anche chiedersi, beh sì, avrei bisogno di un po' dell'uno ma un po' anche dell'altro. Esistono poi dei mix di funghi già preparati, sì. Oppure si possono eventualmente anche unire tra loro? No, i funghi si possono usare tranquillamente in associazione, però abbiamo detto prima che comunque ognuno sceglie il fungo per quello che è il proprio punto debole, ma okay. Il fungo ha questa capacità, essendo le componenti attive comuni a tutti i funghi ma in proporzioni diverse, migliora comunque in generale la vitalità, quindi si può partire da quello più importante, da quello più utile in quel momento, ma poi si possono anche o alternare o prendere in associazione. Allora, questo era il cordyceps appunto della longevità, se poi volete esagerare c'è anche quello dell'immortalità. Esatto. È un po' preoccupante questo, dal mio punto di vista. Dipende chi diventa immortale, perché... Allora, andiamo a vederlo, eccolo, famosissimo. Il reishi direi che è il fungo più conosciuto, perché è considerato il fungo dell'immortalità o anche detto il fungo dell'imperatore. È un fungo molto coriaceo, se vi capita di prenderlo in mano è durissimo. Quasi legnoso. È quasi legnoso, sì, ha un colore brillante e meraviglioso, è ricchissimo di aminoacidi essenziali, quindi sono quelli importantissimi per poi anche la funzione muscolare, e ha un contenuto di terpeni. I terpeni sono delle sostanze attive molto importanti anche per quanto riguarda l'attività antibatterica. Contiene il germanio, che abbiamo visto essere un minerale molto importante per l'ossigenazione. E contiene tante altre sostanze attive ed è utilizzato soprattutto come modulatore del sistema immunitario, sia per quanto riguarda l'immunità innata, sia per quanto riguarda l'immunità acquisita. Quindi il focus di questo fungo è sistema immunitario, quindi miglioramento delle difese immunitarie, per esempio riguardo a quelle che sono le patologie invernali. Ha un'azione antivirale, infatti si utilizza moltissimo quando ci sono dei casi di mononucleosi o di herpes virus. Nelle persone che hanno spesso l'herpes, l'utilizzo del reishi è utile per rallentare quelli che sono il ripresentarsi della patologia.
Nella mononucleosi sappiamo che è un virus, l'Epstein-Barr, che dà una debilitazione totale, cioè chi soffre, chi ha un problema di mononucleosi si sente proprio debilitato al massimo e quindi il reishi lo aiuta a ripristinare la propria vitalità. E si utilizza, è un fungo che si utilizza moltissimo nelle allergie. I beta-glucani hanno questa azione di modulare il sistema immunitario, perché noi sappiamo che l'allergia è una produzione di istamina esagerata che poi ci fa diventare allergici da una sostanza, quella con la quale si è presentato per primo, a un po' tutto, perché questa istamina circolante diventa esagerata, diventa tantissima. Invece utilizzando il fungo reishi, questa istamina viene ridotto, comunque vengono attivate quelle sostanze che inattivano l'istamina. In più abbiamo la capacità delle componenti di questo fungo di promuovere il rinnovamento cellulare, per quello che viene definito il fungo dell'immortalità, e permette al nostro sistema di rinnovarsi in maniera corretta. Per cui reishi, diciamo che come focus ha energia, ha virus, ha un effetto antivirale, immunomodulante e ha anche un effetto sul mal di montagna. Quindi l'abbiamo già visto nel cordyceps, vedete che ci sono tante indicazioni simili tra i vari funghi, però nel mal di montagna, quindi tutta quella sensazione di stordimento che avviene quando si va in altitudine, può essere prevenuta utilizzando reishi. Ci sono dei casi specifici o anche più generali in cui questi funghi siano sconsigliati oppure si possono prendere dai 10 ai 99 anni? I funghi si prendono generalmente io consiglio sopra i 14 anni, perché comunque sono dei prodotti molto attivi. Il bambino ha una capacità da solo di rigenerarsi, di recuperare. Invece dai 14 anni in su si possono utilizzare tranquillamente. Stiamo attenti perché il coprinus che abbiamo visto prima contiene una sostanza che è incompatibile con l'alcol, quindi quando si utilizza quello non si deve usare alcol, l'auricolaria non va utilizzata insieme con gli anticoagulanti. Quindi comunque chiedete sempre al professionista che ve li consiglia, perché lui sa spiegarvi bene queste cose e sa spiegarmi bene l'interazione. Allora, dottoressa, grazie molte per questo viaggio nel mondo dei funghi che è iniziato dalla precedente puntata, quindi la nostra numero 405, con una esplorazione di questa famiglia dalla natura davvero incredibile e ancora in fase di scoperta da parte di tutti noi. Ha detto la dottoressa, e ve lo sottolineo, gli studi sono tanti e numerosi, è vero, sul web c'è tanto, c'è di tutto e c'è anche molto di inutile, ma potete anche accedere però a numerosi studi, soprattutto ha citato PubMed, insomma andate lì, cercate, vi fa anche la traduzione istantanea in lingua italiana. Questo è il momento di togliersi grandi curiosità e fare grandi scoperte per quel che riguarda la propria salute, anche non solo in chiave di prevenzione. Grazie molto allora alla dottoressa Elena Oliveri. Grazie a voi. Farmacista, ideatrice del metodo orientamento alimentare, docente di Calanta Formazione. Grazie molto per essere stata con noi, grazie a tutti voi per averci seguito. Era la nostra puntata numero 406, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana. Thank you.